Leggilo alle tue amiche, alle tue colleghe. Sentite gli schemini che fa Marta. Ci provo. Prego. Forte, chiaro, togli la maschera, brava. Emozioni forti, felicità, rabbia, deboli, depressione, comprensione, esplosione, disprezzo, ansia. Tenersi tutto dentro, soppressione, aiuto, solitudine, sentirsi in colpa, invidia, urlare, dolore, piangere, cambiamento, debolezza, giudizio, sofferenza e tristezza, orgoglio, ascoltare, consapevolezza, normalità. Praticamente Marta ha fatto un elenco di tante possibilità, no? Di descrivere questo magma che è il periodo dell'adolescenza. L'ho apprezzato molto, Marta, perché l'avrei scritto anch'io, no? come suggerimento per continuare a lavorare, però lei l'ha precisato, è così completo, così preciso, così forte, che lo teniamo come adesso per il prossimo lavoro, come specchietto. Allora, adesso sempre sulla scrittura, l'inventario delle cose importanti, degli oggetti importanti che io custodisco, ce l'avete un luogo, no? Una scatola, forse è più bello questo, una scatola dove forse è più carina questa, d'accordo? Chi vuole cominciare? Le gomme da masticare che mi regalò il mio fidanzato prima di lasciarmi. Le conservo anche se mi dura la tristezza. Però la tristezza è importante. La tristezza fa pensare che esista anche la gioia. Perché senza la tristezza non esisterebbe essa. Veramente ti chiedo una cosa, grazie, grazie. Ma è vera questa cosa delle gomme o te la sei inventata lì per lì? Inventata, ok, grazie. Sapete perché faccio questa distinzione? Perché vi ricordate cosa abbiamo detto all'inizio? L'urgenza di raccontare una cosa. Era molto bello quello che ha fatto Veronica, ma ad un certo punto abbiamo scoperto che non c'era l'urgenza. Ok? E lo facciamo, stiamo cercando di vivisezionare le cose che noi facciamo perché così impariamo. Mettiamo insieme dei piccoli pezzettini per comporre anche il nostro sapere teatrale, il nostro sapere poi manovrare il linguaggio teatrale. Manovrare è bello, però. Prego, vai là. Nel cassetto della scrivania tengo sempre una foto del mio vecchio cagnolino, si chiamava Ugo. L'ho trovata qualche anno fa in un vecchio album mentre rimettevamo a posto casa. Da allora l'ho sempre conservata nel cassetto per avere un suo ricordo da quando se ne è andato. E Marta, raccontaci un episodio specifico, particolare, del tuo rapporto con Ugo? Riparti dalla foto nel cassetto, proviamo a mettere, ecco una cosa che vi ho già detto altre volte, no? Il corpo partecipa a tutto, sempre, anche se sono seduta e sembra che debba raccontare significa usare il labiale, la bocca e il suono. No, il corpo partecipa a tutto. Proviamo a vedere, Marta, se tu apri veramente il cassetto, oppure vedi che ti può essere utile, cerchi, eccola, la foto di Ugo, lo scopri in quel momento, aspetta che ti do una foto, la foto di Ugo, ce l'avete una foto? Beh, diciamo che dovrebbe essere ciò che c'è. Tieni, la foto di Ugo. E così mettiamo anche
Un altro puntino, la sorpresa. Anche se io ripeto continuamente la stessa storia, ma per me deve essere come la prima volta. Vai, cercaci questa foto. Ecco la foto. Questa è la foto di Ugo, il mio cagnolino. Da quando l'ho ripescata in mano qualche anno fa mentre li mettavamo a posto casa, l'ho lasciata sempre nel cassetto della mia scrivania. Così quando sento la sua mancanza, quando mi ricordo che non voleva mai uscire per fare i bisogni, la faceva sempre dentro casa e mia mamma si era andata. Così ogni volta che ci ripenso, riesco la foto dal cassetto e mi vedo che. Allora, Marta, la stessa cosa senza le parole. Come faccio a far capire a chi mi sta davanti senza dire queste parole l'emozione che ho provato quando ho scoperto la foto di Ugo che la pensa nel cassetto della mia scrivania? Proprio quello dobbiamo fare, quindi metterci tutto il corpo che era un po' sparito. Adesso abbiamo solo il corpo per raccontarci questa storia. Si può fare? Fate così con la testa. Si può fare, brave. Ok, vai Marta.
di raccontare a loro. Gli dobbiamo chiedere? Sì. Okay. Ancora. Quindi potete parlare anche se muovi di Marta, dai, prendi la sua. Certo, certo, adesso sì. Perché io raccontavo gli altri a loro, avevi sì.